Il 2021 non è stato l'anno che volevamo, che speravamo e decisamente non si è chiuso come avremmo desiderato, però il nostro paese, l'Italia, ha avuto alcune soddisfazioni importanti nel campo alimentare, soprattutto su vini e formaggi e soprattutto su un paese con cui siamo in forte rivalità dal punto di vista del cibo, la Francia. Per la prima volta nel 2021 la mozzarella ha superato il camembert, il formaggio simbolo della Francia, come vendite in Francia. Fra l'inizio e l'autunno del 2021 sono state vendute in Francia 29.000 tonnellate di camembert e 33.000 tonnellate di mozzarella, una cosa talmente clamorosa che ne ha scritto pure le Figaro, spiegando che ormai il camembert non si usa se non nelle occasioni formali e che la mozzarella è un formaggio molto più trendy e molto più adattabile a molti piatti facili da fare anche a casa. In generale, il 2021, secondo Coldiretti, è stato un anno molto positivo per le esportazioni dell'agroalimentare italiano, cresciute dell'11% sul difficile 2020, ma raggiungendo comunque una quota del 50%. Di 52 miliardi di euro di valore, che è la più alta mai registrata. Altra soddisfazione dai vini: nello Champagne Sparkling Wine World Championship i produttori italiani si sono aggiudicati 58 ori e 129 argenti, primi nel medagliere. Grandi soddisfazioni per molte etichette del nostro paese, soprattutto per Ferrari Trento, che è stato nominato il miglior produttore di bollicine dell'anno. Chissà cosa ne diranno i francesi, chissà cosa ne direbbe Zidane.